Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti nel mio nuovo Let's Play. Inizia oggi o mori. È un gioco che sto tenendo d'occhio da quando è uscito in realtà. Mi sono visto il trailer troppe volte e alla fine ho deciso di acquistarlo tramite Steam e portarlo sul canale. Come apparso anche all'inizio dell'avvio del gioco, contiene temi molto molto forti. Non so di preciso cosa, perché sono in blind in realtà, però qualcosina ho sbirciato. Ma non perdiamo altro tempo e tuffiamoci nel mondo di Omori. Sarà un let's play come quello di Undertale, ovvero io che parlo senza cam e gioco semplicemente. Benvenuto nello spazio bianco. Oh. Per quel che ti ricordi, hai sempre vissuto qui. Oh, bene. Wow, allora. Ah, ok, quindi si corre. Ah, perché ho messo dalle impostazioni che si poteva correre direttamente. Ok, allora, vediamo un po' in giro. Una scatola di fazzoletti per asciugar via la tua tristezza o altro. Il tuo album da disegno, vuoi sfogliarlo? Vediamo un po' l'album da disegno. Allora, abbiamo già. Iniziamo con una testa mozzata, non è proprio il massimo. Forse antichi disegni di una setta. Un gatto. E altri gatti con teste mozzate, va bene. Sì. Disegni ispirati, oserei dire. Una torta di occhi, sangue a volontà. Un gatto gigante e occhi. Wow. Abbiamo un computer. Cosa vuoi fare? Fissa lo schermo. È mezzanotte? Come mezzanotte? Vabbè, dice mezzanotte, ma non è. Ok. Ah. Dice sempre le stesse cose, ok. Spegni il computer allora. Il calore del portatile ti riscalda le gambe. Vediamo un po' il gatto. Meow. Stai aspettando che succeda qualcosa. Wow. Senti che qualcosa è caduto nelle vicinanze? Guardiamo la lampadina. Di una lampadina un po' strana. Ok, quindi è caduto qualcosa nelle vicinanze. Ah, quella mano mi ha visto probabilmente. Ah, non devo farmi vedere dalle mani. Scappo. E mi riporta qui, ma. Oh, coltello lucente? What? E la mano mi ha riportato qui. Cioè, il gioco mi ha riportato qui veramente. Quindi sono in un loop infinito. Equipaggiamento, andiamo un po'. Coltello lucente. Non posso equipaggiarlo. Non so se magari non me lo fai equipaggiare qui, però. Proviamo a uscire. Una fragile porta bianca proietta una tenue ombra ai tuoi piedi. Cosa vuoi fare? Apri la porta.
Loro sono colorati, noi no. Obri, ciao Omori, finalmente sei arrivato. Ah, quindi noi siamo proprio noi Omori. Ti va di giocare a carte? Stavamo giusto iniziando un'altra partita. Oh, ops, come non detto. Obri, adesso hai rotto. Vuoi stare attenta? Hai scombinato le carte proprio quando stavo per vincere. Tranquillo, che non c'è bisogno di arrabbiarsi così tanto. Ti ricordo che è solo un gioco. Lo so bene. Ma lo dici solo perché stavi perdendo, non negarlo. Kel e Hiro. Ah, quindi... Ah, possiamo giocare allora. Ci siamo fatti un toast che non è servito a nulla. C'è un film in TV. Quattro ragazzi camminano sui binari della ferrovia. Ah, questa è una cheat a Pokémon che cita Stand By Me. Allora guarda, passo anch'io sulle carte a questo punto. Perché Kel è sempre così cattivo con me? L'altro giorno quel buono a nulla mi ha rubato il peluche e l'ha nascosto da qualche parte. Ma perché non mi lascia in pace? È così immaturo? Voglio dire, cosa gli ho fatto di male? A proposito, Mario, puoi trovare il mio peluche? Se mi dici com'è fatto. Un tentacolo fuoriesce dal terreno. Day of Tentacle? Potrebbe essere. Ma quello è il mio peluche dentro l'anguria, sì. Obri afferra il peluche dalle tue mani. È sorprendente che ci sia... che sia tutto totalmente interagibile. Ehi, Kel, guarda qui chi è tornato. Come cavolo? Ma più che altro, non tanto il fatto che l'ha rubato o che io l'ho trovato, ma il fatto che era dentro un'anguria, come ce l'ha messo. L'ha trovato Mori, per fortuna che c'è lui. Kel, non è bello fare dispetti agli altri. Ma ha iniziato Obri. È stata lei a prendermi in giro nel suo... sul tuo... Continua pure. Ha letto il diario, scommetto. È palese. Ok, la smetto. E quindi che facciamo? Mari e Basil ci hanno invitato ad un picnic al parco. Vogliamo raggiungerli? Sì. Allora andiamo da Mari e Basil. Ah, ok, sono il leader ora. Serpente? Stai uscendo, Mari? Eccoti la paghetta di oggi. Ma come? 50 Wong, dammela ancora. Ho bisogno di soldi. Ma non è vero. Un gatto gigante appoggiato lì. Oh, molto stile Earthbound. Finalmente aria fresca. Che bello stare in mezzo alla natura. Beh, andiamo. Ma Obri? Ah, è rimasta indietro. Obri, devi dimagrire. Non è rimasta incastrata? Solo se lo chiedi per favore. Kel, se non la smetti di fare lo scemo ti prendo a calci. Se esci. Ok, ok, va bene. Era ora. Perdonami, principessa. No, questo forse era tipo... In inglese era Excuse me, princess, di The Legend of Zelda, la serie animata a pezzotta. Però forse era una città quello. Questo è il parco giochi. Noi qui dovremmo trovare... C'è un tizio lì che sta prendendo la palla in pieno volto di continuo. Mari e Basil. Ora, sì, l'avevo capito perché parte che è l'unica coperta sul prato, ma sono tutti quanti mostri. Ma quelle caramelle sbrilluccicano lì. Ciao Obri, ciao a tutti. Come state oggi? Kel, stai di nuovo facendo il cattivo con me. Oh no, non di nuovo. Kel, perché fai il cattivo? Ma non è vero, Obri, sto solo raccontando un mucchio di balle, lo giuro. Beh, Kel, devo ammettere che la tua versione dei fatti è molto convincente. Adesso non so a chi credere. Credi a me! No, credi a me! E basta, ragazzi. Calmatevi voi due. Perché deve sempre finire così? Vai, Hiro! Guardati, sei così responsabile. Fagli l'occhiolino. Mi piace molto questo tuo lato. Dai, Mari, non adesso. Sai che adoro stuzzicarti, sei così carino quando ti imbarazzi. Questi due se la intendono, secondo me. Mentre vi stavo aspettando, io e Basil stavamo guardando il suo album fotografico. Oh, ok, guardiamo l'album di Basil. Ci siamo noi nelle foto, ok. Se vuoi faccio anche una posa bizzarra. Bizzarra? Posa? Vuole catturare gli attimi di qualcuno intento a vivere la propria vita. Interessante. Quindi basta far finta di non vederti, giusto? Credo di sì. Bene, allora inizio subito. Vi avviso, non è nulla di strabiliante questo album. Ok, dai, su, faccio vedere ste foto. Devi credere di più in te stesso, esatto. Ecco qui, in questo modo possiamo vederle tutti.
Ah, con shift posso leggere? Ah, ok. Allora aspetta, fammi ricominciare dall'altra. Mari sta insegnando a tutti come fare delle corone di fiori. Ecco, Omar e Kelly osservano l'esempio di Mari. È così carina, non è vero? Omar e Kelly hanno smesso di fare corone di fiori e sono corsi via, beh. Mentre io e Aubrey abbiamo imparato molto velocemente. Questo chi è Hiro? Hiro sta ancora facendo la sua corona di fiori. Ci sta mettendo un po', ma ha quasi finito. La sua persistenza è lodevole. Qui stiamo mangiando un'anguria. È così succosa. Aubrey tesemi in faccia. Forse qualcuno dovrebbe dirglielo. Quindi va di moda, cioè va di moda, è una cosa normale mettere descrizioni sulle foto in alcune parti del mondo. Io negli album fotografici che ho qui a casa non l'ho mai visto. Comunque, Cal beve una bottiglia di latte, il suo preferito, cioè latte semplice. Non dovrei avvicinarmi troppo, potrebbe bagnarmi la macchina fotografica. Maria ha chiesto a Hiro di farci una foto. Gli altri pensano che la corona di fiori mi stia bene. Ma sì, dai, sta, sta. Hiro che si avvicina per un bacetto. Kel sembra molto infastidito. Ah, l'amore fraterno. Oggi facciamo un picnic. Mari voleva scattare una foto di gruppo. Dite cheese. Dopo aver mangiato, a parte Hiro e Mari, si sono tutti addormentati. Anch'io mi sto sentendo un po' assonnato in realtà. Kel dice di aver scattato questa foto per sbaglio, ma io non gli credo. Tutti i nostri piedini in cerchio, ovviamente. Riesci a indovinare quali piedi appartengono a chi? Veramente no. Basil, queste foto sono spettacolari. Sai proprio come cogliere l'attimo. Grazie, ma non le ho scattate tutte io. A Mari qualche volta piace rubarmi la macchina fotografica. Ehi, mi è venuta un'idea. Volete venire a casa mia? Sono appena germogliati alcuni semini che avevo piantato e volevo farveli vedere. Sono così carini. Se avete questioni in sospeso non vi preoccupate, perché non ve ne occupate dopo? Non scappano mica? Certo, andiamo pure. Casa tua è quella a sud del parco, vero? Sì, la direzione è giusta. Per questa volta passo, andate pure senza di me. Nel caso vi sentiste stanchi, potete sempre fermarvi ad uno dei miei picnic. Nel caso ho sempre dei rinfreschi pronti. E potete salvare usando il mio cesto da picnic. Ah! Quindi lei è il guardiano, la keeper. Grazie Mari, fai sempre così tanto per noi. E ho mangiato delle caramelle che mi hanno ripristinato un po' di salute, ok. Ah, questo qui mi sa che ha tipo una missione. E io amore, ho dei progetti per oggi, non vedo l'ora. Dammi giusto il tempo di sistemare una cosa e lo scoprirai. Ma mi raccomando, non te ne andare. Dove pensate di andare? Ma scusami. Ma a quel tipo crescono dei dolci sulla schiena. Giochiamo a nascondino? Ricordate come è finita l'ultima volta? Infatti, scusa Barley, per oggi passiamo. Adesso stiamo andando a casa di Basil, quindi ci vediamo dopo. Non così in fretta! Mi sta tirando buca di nuovo, cosa vi ho fatto? E la mia faccia? O mi fanno schifo le mie squame? Ok, sarò brutta, ma mai quanto boss. Mi sa che ha fatto bene a bandire dal parco dopo l'ultima volta. No, poverino, che è successo? Chissà che starà combinando quell'imbecille. Vabbè, chissà così tutto lei da sola ha fatto. Basil, che vuoi fare? Dobbiamo pur sempre andare a casa tua. Per me va bene quello che sceglie Omori. Sono il capo allora. Omori, caro, come stai? Spero bene. Sei pronta alla più grande partita di nascondino della storia? Ci so giocare, non è vero, ma sì. Vabbè, che ci vorrà giocare a nascondino? Uno conta, gli altri si nascondono e via. Sono attenti! Dai, giochiamo a nascondino. Madonna, quanti siamo. Ok, vermi, stiamo per fare la miglior partita di nascondino della storia. Ecco le regole. Qui nelle mie mani ho delle pagliuzze. Ognuno di voi dovrà prenderne una. Chi prenderà quella più corta dovrà trovare tutti gli altri. Così facile che anche un sasso capirebbe. Sì, ma se me le dai tu non vale. Tanto toccherà a me trovare tutti. Vediamo chi dovrà fare la conta. Sembra che quello con la pagliuzza più corta sia Omori! Oh, aspetta, Omori deve fare la conta! Ma lui odia stare da solo. Omori, pensi di riuscirci? Se vuoi posso sostituirti, non c'è nessun problema. Ehi, questo va contro le regole del gioco, non fate i bambini! Vabbè, dai. Vai al palo da Tetherball e inizia a contare. E non spiare, se no sono guai.
5, 4, 3, 2, 1. Chi è sotto, dietro di me o ai lati, conta. Ma scusami. Cosa fai? Ma perché? Eri ben bisi. Sì, vabbè. Bim bum bam, cos'è? Vabbè, dai. Fai silenzio, one. Ti pareva? Vabbè, poverino. Finché è contento a Barry sono contento anche io. Ma scusami. Ma questo neanche ci ha provato. Ok, non prova nessuna emozione. Sarà per la mappa. Neanche ci stanno provando a nascondersi questi. Li abbiamo trovato. Uffa. Bim bum bam. E va bene, non posso rimanere arrabbiata con te. Quindi quei due stavano insieme, ok. Ma guarda questo qui che corre come un forsennato. Ha urlato. Sognavo trovarmi su una spiaggia privata a sorseggiare un'ottima cocchina fresca! Una cocchina bella fresca! Mamma mia! Chissà quante altre citazioni hanno messo. F! Semplicemente F! Shonen Ren. Non stiamo giocando, ci stiamo allenando. Ah, ok, scusatemi, neanche vi avevo riconosciuto. Banana Eterna, contiene potassio infinito, addirittura. E queste uova qui, niente. Oh, ti ho trovato. Non mi hai trovato, è stato bravissimo. Ma secondo me me la fanno facile, no? I miei amici perché non sono capaci. Sono io Happy, quindi adesso dovrò fare qualcos'altro. Posso elencare le lettere dell'alfabeto al contrario. Cosa? V5X? Ma ho sbagliato l'alfabeto. Tu hai sbagliato vita, amico mio. C'è uno yo-yo. Se parte meno da solo. Ma questi qui stanno in piena vista? Dovresti farti gli affari tuoi. Sì, ma non stavate giocando anche voi? Va bene, niente. Chiedo scusa. Mahiro. Ma dovevo parlare. Ma scusami. Vabbè, Hiro, sei stanco, abbiamo capito. Wow, Hiro, non si dirà di no a nessuno? Dai, muoviti, aiutiamo Mori. Va bene, io volevo un attimino vedere qui perché dico, sai, una casetta postale blu molto sospetta. Allora, chi manca? Questi due? Ambra, baci, cicco, qua tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, ambra, baci, cicco, qua. Ho trovato tutto. Sappiamo un po' la cannuccia. C'è una cannuccia per terra, tiriamola, sì. Era pure ora che mi trovassi. Pensavo di morirci là sotto. Mi piace il mio nascondiglio? Bello, eh. Sembra che abbiate trovato tutti gli altri. Non pensavo finiste così in fretta. Ma va bene, vediamo se ci sono tutti. Attenti, non ridistribuirmi. Ma guarda quello lì, Kel, proprio menefreghista al massimo, un fratello. Ah, ma Van forse è una ragazza. Allora, Van, presente come sempre, amica. Charlene, presente. Mikal, dorme. Aia, dove sono? Happy, eccomi. Browse. Va bene. Banks, presente. Ban è qui. One. Bim bum bam. Ah, perché si chiama One? Come il cane di Bim bum bam. Ecco perché dice sempre Bim bum bam. Quanti riferimenti hanno messo, che bello. Proprio la mia infanzia sto vivendo praticamente. Hiro, presente. Kel. Barry, dobbiamo per forza. Brava, schiaffeggiano. Ehi, non era necessario. Obri! Eccomi! Ma dov'è Basil? È vero! Che strano, penso di averlo visto vicino a quell'albero laggiù. Basil, puoi venire allo scoperto, abbiamo finito di giocare! Ehi là! Basil! Ah, stava là quell'altro albero. Ecco Basil. Tutto bene? Sei rimasto bloccato?
Porca miseria! Non so come fa la risata. Boss, avrei dovuto saperlo, sei stato tu. Razza di delinquente buono a nulla, lascia andare Basil. Infatti, che ti ha fatto di male? È nostro amico, non osare torcergli un capello. Lascialo andare, boss. Non ha fatto nulla di male. Razza di stupidi, lui è solo un mio ostaggio. Sapete perché sono qui, non fate finti tonti. Come state non invitarmi a giocare a nascondino? Sono stato io quello che vi ha insegnato le regole. E non lo state nemmeno facendo bene. Non è nascondino senza body slam. La mia corona di fiori. Quella è la corona di fiori che abbiamo fatto per Basil. Come osi? Lasciala andare, bullo. No, se non posso giocare con voi allora non gioca nessuno. D'ora in poi questa sarà la zona solo boss. E voi non siete invitati. Si lotta? Che bello! Ok, wow, bellissimo. Bellissimo lo stile. Cioè, dalle foto già si vedeva, ma ora è ancora più bello. Attacco, un attacco... Boss, sì. Ah, perché erano tutti quanti personaggi. Ah, ok. Pensavo di aver capito male. Ma più volte devo attaccare. Quindi devo usare io loro. Ah, va bene. Classico RPG, insomma. Quanto siete deboli. E quello l'ho chiamato un attacco? Oi. Povera Aubrey. Non mi toccare Aubrey, eh. Allora, possiamo ancora attaccare con Aubrey. Ok, gli abbiamo tolto metà vita prima. Quindi ora un'altra metà. Ehi, questo ha fatto male. Non è più divertente. Ah, ma quindi il coltello me lo ha equipaggiato da solo all'inizio, va bene. Ecco perché non me lo faceva mettere o togliere. Quindi è fisso. Adesso mi avete fatto arrabbiare. È ora di usare la mia mossa speciale. Body Slam! Sì, ma lascia Basil. No! No, tutti quanti no! Omori! Omori non soccombe. Impossibile! Come fai a essere ancora in piedi? Ok. Sei finito. Ok, questa era scriptata probabilmente. Ho ottenuto 32 XP e 32 vongole. Non è giusto! Rivincita! Voglio una rivincita! Poverino! Basta! Abbiamo sconfitto già, Gel! Basil, ti sei fatto male? Ah, non preoccupatevi, per me sto bene. Boss, devi far male a vedere gli altri divertirsi senza di te. Ma ciò non ti autorizzava a rovinare il divertimento altrui? Lo so. Ecco qui, ti senti meglio adesso? Sicuro vada bene? Boss porta solo guai, per fortuna che Omori ha fatto quell'attacco finale, altrimenti saremmo rimasti tutti fritti, o meglio, tostati. Mi fido di lui. Sapete, quando stavate combattendo ha fatto il suo meglio per evitare di farmi male. Boss, è la verità? Beh, non si è parato con Basil, questo è certo. Sono tutte sciocchezze, e non ho voglia di sentire queste bugie. Questo è il mio posto, qui nessuno è il benvenuto. Va bene. Beh, non sarà un problema finché rimane così. Adesso possiamo andare a casa di Basil. Non vedevo l'ora. Ehi, boss, invece ne stiamo andando. Non combinare guai, intesi? Ok, ora possiamo andare. Magari ci andiamo nel prossimo episodio. Questo lo concludo qui, ragazzi. Oh, direi allora di salvare. Wow, un inizio niente male, particolare, mi sta già piacendo. Beh, se il trailer me lo sono visto troppe volte, allora sì, è normale che mi piaccia anche tutto il gioco. Boh, però vediamo, magari andando avanti, chissà, mi farà cambiare idea, magari non mi piacerà più. Però, oh, la prima lotta è stata davvero carina. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.